Ciao a tutti e benvenuti nel mondo del dottor Rekeveg. Sono Silvano Beltramo e in questo breve tutorial vi insegnerò le regole base per disegnare gli animali. Come per il disegno della figura umana, per poter disegnare gli animali dobbiamo comprenderne le basi della struttura anatomica. Può esserci utile quindi realizzarne la figura sempre partendo dal manichino. Nel campo dei mammiferi, animali differenti hanno comunque in comune alcune caratteristiche, come la posizione delle zampe, del tronco, della testa. Quindi, ad esempio, per disegnare un cane o un cavallo, si parte da un manichino simile. Saranno poi le proporzioni dello stesso, l'inserimento delle forme finali, della muscolatura, la forma della testa, del tipo di pelo, a rendere efficace il disegno dell'animale, come ad esempio un gatto, un orso, un elefante. Una delle caratteristiche comuni ai quadrupedi è la forma delle zampe posteriori, che anatomicamente sono simili alle gambe umane. Alcuni animali, come il cane o il gatto, hanno però la peculiarità di avere il calcagno molto alto e quindi, a differenza del piede umano, di posare solo sulla parte anteriore della zampa. Alcune caratteristiche morfologiche sono tipiche del tipo di animale. Ad esempio, un cane o un lupo avrà il muso più allungato e spigoloso rispetto a un felino, come può essere un gatto o una pantera. Per realizzare un animale in forma dinamica e in movimento è fondamentale lo studio a partire dalla realtà e dalle reference fotografiche. Ad esempio, un cane che corre velocemente, indipendentemente dalla razza, avrà un modo di posare a terra le zampe sempre simile. Proviamo ora a realizzare il disegno di un cane, ad esempio un pastore tedesco. Partiamo dal manichino per decidere la posizione del corpo e delle zampe. Alleggeriamo il tratto e iniziamo con la definizione della figura. Le zampe, la coda, aggiungiamo dettagli. Gli occhi, le orecchie e infine le ombre per dare tridimensionalità. Dallo stesso manichino possiamo realizzare il cane del dottor Rekeveg, Bardolf, un dogo argentino. Bene, per oggi è tutto. Nel prossimo tutorial parleremo di come disegnare i personaggi in combattimento. A presto e buon disegno!